questa canzone perché oggi si gioca a The Sims 4. Comunque, ciao a tutte cuoricine e cuoricini, io sono Angelica e benvenuti in questo nuovo video. Ora sto registrando con il cavalletto, se si può vedere, vedete che non sto tenendo il telefono in mano, quindi vuol dire che sto registrando con il cavalletto. Comunque, oggi faremo il primo episodio della nostra nuova unità familiare, cioè dell'adolescente. Se vi ricordate, se avete ancora visto il video precedente, andatelo a vedere perché l'ho pubblicato proprio ieri. E comunque, oggi faremo il primo episodio. Spero vi piaccia. Vi ricordo subito un bel pollicione in su e di iscrivervi a tutti i miei social e al mio canale YouTube perché ancora non è iscritto e di attivare la campanella delle notifiche. Comunque si sente già dalla musica e niente, bando alle ciance, iniziamo a giocare. Raga, c'è. Ora voi vi starete sicuramente chiedendo: ma Angelica, ma come hai fatto a romperlo? Non so nemmeno io come ho fatto a renderlo così. Cioè, io stavo mettendo il telefono qui, era già pronto per registrare. Ho zoomato almeno così si vedeva meglio e boom! Dopo il telefono è caduto per terra, ma per fortuna non si è rotto lo schermo, meno male, perché non aveva neanche il, come si chiama? Cioè, in realtà ha il vetro, però hanno creato anche un altro vetro per metterlo su, almeno così il vetro originale non si rompe. Meno male che non si è rotto, sennò dopo era un disastro. Sì, questo qua è il cavalletto, ma vabbè. Ora cerco a rimediare al disastro, si è anche caduto. Stavo dicendo che ora cerco di rimediare, uso un altro elastico, non lo utilizzerò questo qua, sennò si romperà pure questo. E niente, ci vediamo dopo. Ok ragazzi, sono ritornata, finalmente sono riuscita a mettere a posto qui. E ora iniziamo a giocare. Come potete vedere, sì, ho mosso il cavalletto, scusate. Come potete vedere, si vede molto bene perché ho zoomato. E non so come è possibile, però mette a fuoco. Ma a parte questo, iniziamo a giocare. Ok ragazzi, sono andata nel quartiere di Willow Creek e lei si trova qui. Lucia Ferrara si trova qui. Quindi potremo iniziare a giocare. Sarà un po' difficile giocare perché avrò... perché io ho il cavalletto davanti a me e quindi sarà un po' difficile, ma vabbè. Ok ragazzi, eccoci qua, sono andata appena appena avanti ieri nel gioco. Scusate, però siamo sul cavalletto. Sarà un po' difficile giocare col cavalletto davanti perché vedete che devo spostare le mani così, devo allungare le mani, sarà un pochino difficile. Comunque ho spostato in avanti il PC, almeno così si vede meglio e riesco a giocare più facilmente. Ma comunque ora iniziamo a giocare. Ok ragazzi, intanto c'è Lucia che si sta facendo una foto così. Allora, adesso vedo che sta preparando, non so cosa, aspettate. Sta preparando uova strapazzate con pancetta. Sì, prima non stavo mettendo a fuoco, ma ok. Allora, spero che i video così vi piacciono, però sarà un po' difficile registrarli perché ho il cavalletto davanti, però ora se l'ho detto troppe volte, quindi ora non lo dirò più. Comunque qua che cuocino a mangiare, e vediamo. Allora. Ok ragazzi, come potete vedere ha 96.107 simoleon perché ho usato i trucchi. Perché anche con lei userò i trucchi. Ma prossimamente creerò un'altra unità familiare. Cioè, creerò un'altra sim adolescente senza usare trucchi. Che sarà povera, avrà solo 20 simoleon. Ma vabbè, ora non vi voglio spoilerare niente. Comunque, ora dove è andata? Ah, è andata a guardarsi la TV. Intanto qui c'è, mi viene con sempre il nome, Lucia, che sta guardando la TV, come ho detto anche prima. E se avete visto il video in cui vi ho mostrato la casa che ho creato, Lucia, fatemelo, cioè, andatelo a vedere. Ora dove è andata? Raga, secondo me non riuscirà mai a cucinare, è già sporcato, quindi dai basta, non ci riuscirà mai, ripulisci.
Non so perché dopo l'aggiornamento non riesce più a cucinare nessuno, nessun sim, nessuna della mia unità familiare non riesce più a cucinare, non so il perché. Ora sto ripulendo e qua dovrebbe pulire anche qui perché ha sporcato un pochino. Allora, vediamo i suoi bisogni. Allora, deve andare in bagno e ha fame. Ah, ecco perché ha preparato da mangiare, perché ha fame. Però potrei fargli mangiare qualcos'altro, tipo facciamo un pasto veloce e facciamo cereali, anche se non è ora di colazione, ma vabbè lo stesso. Comunque se senti la suoneria del mio telefono perché mi è arrivato un messaggio da WhatsApp, ma non c'entra niente col video. Comunque si è preso i cereali e ora mangia. Perché, ecco. Perché? Allora, sta mangiando, metti a fuoco, perfetto. Non so perché non mangia da qui, se tipo deve essere girato al contrario per mangiare, non così. Ma vabbè, forse potrò anche cambiare sedia, almeno così mangia dall'altra parte. Comunque, ho un po' modificato la casa, cioè non ho messo tantissime cose perché mi ero dimenticata con la fretta di mettere alcune cose. E ho messo questo, non mi ricordo come si chiama. La griglia e poi ho messo anche la radio, diciamo, perché no, mi ero dimenticata di metterla. Comunque ora sta andando in bagno, ecco. Il bagno è anche un pochino spoglio, vedete che qua al centro non c'è niente. Volevo mettere un tappeto, però non sono riuscita a trovarne uno abbastanza carino. A parte questi due qua che avevo messo nella doccia vasca e nel lavandino. Lavandino, penso. Vabbè. Ora dove sta andando? Vedo che i suoi bisogni sono a posto. Vescica, ok, la fame, va bene. L'energia, vabbè, divertimento, assolutamente, va bene. Socialità, bene. Igiene, ok. Ragazzi, quando ieri, senza le telecamere, con le telecamere spente, ha conosciuto questo qua, Antonio Mariani. Comunque ragazzi, questa sim qua non si fidanzerà, non farà niente, vivrà da sola, però avrà lo stesso degli amici. E comunque, quanto manca il passaggio di età, penso poco. Penso, voglio dire, penso tanto. Allora, vedo che mancano 13 giorni, quindi tra 13 giorni compie gli anni e diventa giovane adulta e quindi non andrà più a scuola. Quando diventerà anziana, userò un trucco per farla rimanere adolescente perché non voglio, o giovane adulta, perché non voglio che muoia come è successo ad una persona che ha rischiato la morte, però comunque l'ho salvata con un trucco. In realtà era un maschio, ma vabbè. Allora, comunque, spero che si vede bene. Penso di sì perché sto guardando anche i telefoni tanto che gioco e vedo che si vede abbastanza bene, però devo continuare a mettere a fuoco perché sennò il telefono non metterebbe a fuoco. Però per fortuna quando registro mette a fuoco, invece. Ok ragazzi, sono ritornata, comunque ora sta andando a guardarsi la televisione. Prima era andata al PC, ora è andata alla televisione, ma ok. Allora, che giorno è? È mercoledì qua, su The Sims 4 è mercoledì, ma nella realtà è lunedì. Comunque penso che tutti i giorni uscirà The Sims 4, ma non ne sono sicurissima fin quando non smetterà di funzionare. Ma penso che se non attiverò i trucchi funzionerà, se invece li attivo non funzionerà più. Non so il motivo, ma non ditemi perché non attiverò il contenuto personalizzato, perché sennò The Sims 4 non andrà. Comunque ora andate a dormire. Ma andate a dormire perché ha sonno. Però allo stesso tempo ha anche fame e deve farsi una doccia. Scusate per le notifiche, ma ok. Ok ragazzi, si è svegliata che ore sono le 4:20 di giovedì. E ora dove sta andando? A preparare un cupcake alla vaniglia. Raga, è la prima volta che preparo un cupcake. Non l'ho mai provato, vediamo se ora funziona. Oddio raga, guardate che bello!
preparando il cupcake. Scusate per i rumori, però è la macchina del cupcake che fa sto rumore. Ok, raga, è uscito il cupcake. Se lo può anche mangiare. Ah, sì, ha fatto. Dove l'ha messo? Mangialo. Mangia cupcake. Dove sta andando? Si siede. Ah, si sta mangiando il cupcake. Ah, vero, perché ha fame, quindi è andata qua nel cupcake. Per colazione va anche abbastanza bene mangiare un cupcake. E ve lo consiglio anche a tutti voi che state guardando il video. Io in realtà il cupcake ne mangio alcuni, ma non sempre, perché io a volte li compro al supermercato, però non sono cupcake proprio quelli fatti in casa. Cupcake della, come si chiama? Dell'Amo Essere, ecco. In pratica la marca che si chiama così. Allora, dove è andata? Ah, è andata a farsi una doccia. Un bagno doccia. Questa qua è sia una doccia sia un bagno. Mi piace veramente molto. Ecco che gioca nella vasca, ma ok. Adesso aspetto che finisce e ci vediamo dopo. Ok ragazzi, sono ritornato velocizzato però. Ok, allora, ora è andata qui a giocare al PC ed è diventata molto giocosa. Perché ovviamente ha giocato nella vasca, come avete visto. Allora, sono le 6:38. Raga, è incredibile che so leggere senza gli occhiali, perché ora sono senza gli occhiali. Come avete visto anche prima dalla introduzione. Comunque, ora sta giocando. Potrei aprire anche un social network. Non so se può ora, però. Socializza. Chatta. Ah, sta giocando a Sim per sempre. Stavo giocando. Allora, vediamo un po'. Lucia andrà a scuola fra circa un'ora. Però Lucia aveva fatto i compiti, non mi ricordo. Non ho iniziato, oddio, non ho ancora fatto i compiti, aspettate. Fai i compiti, basta usare il PC, fai i compiti. Ok ragazzi, è qui ora che studia, fai i compiti. E mi ero dimenticata che devo fare i compiti, pensavo che avessi già fatto. Pensavo che li avesse già fatti. Ok ragazzi, sono ritornata, scusate però si era spenta la registrazione, ma per fortuna me l'ha salvata. Perché avevo la SD piena, ma comunque riprendiamo il video. Eravamo arrivati che Lucia stava studiando perché dovrebbe andare a scuola. Fra 18 minuti va a scuola, quindi finisce intanto i compiti. Se ce la fa, non penso che ce la fa. Raga, dovrebbe andare a scuola ora, però non ho finito i compiti. Lasciamogli finire e dopo va a scuola. Almeno così ha fatto i compiti e la maestra non gli dà un brutto voto. Cioè non la maestra, la prof. Allora, dai, finisci di studiare. Dopo vai subito a scuola. Perché fa guagua? Ok ragazzi, ha finito di fare i compiti e ora sta andando a scuola. Sì, guardate la camminata, l'ho messa la camminata femminile perché sì, mi piaceva molto e niente. Ora il tempo sta passando velocemente e vedo che è soddisfatta per fortuna. E ora aspetto che torni a casa e ci vediamo dopo. Ok ragazzi, è tornata a casa da scuola e vedo cosa c'è scritto lì. Lucia è tornata a casa da scuola, non serve che i libri spazio tutto, vabbè. Sì, ho messo in pausa il gioco, almeno così potevo leggere la notifica. Ora sta andando già al PC. E sì, gli hanno dato anche nuovi compiti, comunque. Allora, cosa è scritto qui? Consegui il livello 2 di un'abilità. Acquista abilità di scrittura. Dove sta andando Lucia? Comunque si stava esercitando a scrivere, perché ancora non lo so adesso cosa stava facendo. Allora, dove sta andando? Ma
Ah, sta andando ancora a farsi un altro cupcake. Ah, è vero, perché anche ha fame. Ha pure fame. Beh, è vero. E sono le 15:53 di giovedì. Intanto ha anche finito di... Ma perché lo mette per terra? Potevo metterlo sul tavolo. Intanto è qua che lo mangia. Buon appetito, Lucia. Intanto ha finito anche di mangiare il cupcake e lo sto facendo, è felice, accogliente e arredamento gradevole, sì, perché è una casa anche moderna, abbastanza moderna, dai. Volevo fare una casa moderna per una adolescente. Ho messo anche il tratto, ho messo pure il tratto per adolescenti. Raga, non ditemi perché ci ho messo l'unicorno, perché... L'ho messo anche perché era troppo kawaii, mi piaceva tantissimo, eppure ci sto bene anche nella camera. Vedete, ci ho messo pure il disegno unicorno, era troppo bello per un adolescente. In realtà sarebbe stato per i bambini, però ok. Ah, ho completato una delle attività qui. Qua sto facendo chat. Ah sì, l'avevo detto anche di chattare, vero? Allora, intanto qua si alza il livello... Non so cosa si sta alzando, ma penso... Qua si sta alzando. Ah, il comportamento mi pare. Non so come si chiama, ma ok. Intanto lei continua a chattare, vediamo i suoi bisogni. Direi che sono ottimi. Visto che ho messo anche la piscina qui, non può mica andare un po' a fare un tuffo in piscina, visto che non c'è ancora andata? Secondo me è una buona idea, quindi ora la mandiamo subito in piscina. Quindi, vai qui, fai nuota qui. Quindi basta, usare il PC. Vieni qui, mettiti il costumino. Intanto è qui che nuota tranquillamente. Sì, si è sentito il rumore della porta, ma ok. Allora, guarda un filmato buffo. Con chi è questo? Ma fai delle vasche. Intanto si è alzata pure un'abilità qua. Ah, l'abilità di forma fisica è a livello 1. Ecco, è appena arrivata la notifica. Gli ho messo anche le ciabattine estive perché mi sembrava l'ideale per andare in piscina. Però per nuotare non penso che sia una buona idea. Perché rischia anche di perdere, ma sugli Sims 4 non penso. Allora, intanto è qui che fa delle vasche. Non lasciamola qui troppe ore, sennò potrebbe anche morire. Io, ragazzi, ho pure scoperto una cosa, mi pare l'anno scorso. Chi è che la sta chiamando? Chi è? Antonio Mariani vorrebbe venire da te per passare del tempo assieme, va bene? Ok, così facciamo anche un po' di amicizia. Oppure lo conosce già, lo conosce. Ah, è lui Antonio Mariani. È il nostro amico. Abbiamo solo lui di amico. Dovrebbe conoscere un po' più gente, almeno così può invitare tutti a casa sua per fare una specie di festa in casa. Anche per un adolescente va abbastanza bene conoscere amici, eccetera, eccetera. Anche per fare delle feste. Ah, ecco, appena arrivato. Dove sta andando? Però il suo outfit mi piace, è abbastanza carino questa persona. Però è un giovane adulto, un giovane adulto, è più grande di Lucia. Intanto è qua che fa delle vasche, quasi finito e niente. Vediamo. Ok, sto uscendo perché chatta. Ma se lo sta usando lui, come fa a chattare? Ma ok, vabbè. Sta andando in camera sua. Appunto, vedi che non può. Cosa sta facendo? Bevi latte. Bevi latte adesso alle 19:11. Boh, vabbè. Te lo concedo questo visto che hai sete. Beviti del latte, anche, a parte che bisogna bere la colazione non prima di cena, ma oh vabbè, lo stesso. Sulle Sims è così. Ha anche sonno, come posso vedere, ma l'ha reclamato il letto. Ah sì. Allora, visto che sono le 19:30, intanto qua sta bevendo in costume, perché ha questo rito? Ah sì, li avevo messi io. Ragazzi, non ho messo neanche un tatuaggio perché mi sono dimenticata di metterglielo. Ma vabbè, dai, lo stesso.
Glielo metterò prossimamente. Comunque facciamogli cambiare abito almeno. Non può stare vestita così. Mettiamogli questo qua che è il mio preferito, raga. Questo qua è il mio outfit preferito. È bellissimo, guardate. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi piace pure voi. Ha pure gli occhiali da sole in casa. Beh, ora sta andando. Cosa sta facendo? A lavare il... Beh, insomma, brava. Oppure le pulizie, lava il bicchiere. Oppure si è lavata le mani, non so. Mi pare che si sia andato a lavare. Vabbè, ora sta andando anche a riposare e lui potrebbe anche far andare via almeno. Facciamo che di andare via. Svegliati. Almeno gentilmente però. Arrivederci. Ora devo proprio andare. Grazie per la compagnia, ci vediamo dopo. L'ho salutato e ora vai a dormire. Visto che sono le 20 e 40, 21. Ok ragazzi, si è svegliata ed è molto a disagio perché? Perché deve andare in bagno. Deve proprio andare in bagno. Cardimento vescicale fra 3 ore, quindi cardimento vescicale che si fa la pipì addosso perché ancora non lo so cosa vuol dire. Comunque, non metta a fuoco, non so perché. Dovrei farci toccare sempre il telefono intanto che registra, però ok. Ora è felice, però ha fame. Sono le 2:30 di notte del venerdì. Poi igiene. Dovrebbe fare i compiti perché non so se li ha fatti. No, appunto, compiti a caso non fa, non completato. Scusate, però si è mosso il cavalletto, mi succede. Comunque ora sta andando in doccia. Mi ci manca una doccetta, però dopo può tornare anche a letto. Prima fa colazione, però alle 2 di notte non penso che sia una buona idea. Ma comunque intanto facciamo, fai un pasto veloce, latte, fai un pasto veloce, cereali. Ok. E un cupcake, niente. Ma... Però glielo ho detto io di fare latte e cereali. Ma vabbè. Si prende il latte e i cereali. Perfetto. E intanto si può guardare anche la TV, però fare colazione alle 3:13 di notte non penso che sia una buona idea. Però almeno così il giorno dopo sarà già pronta e non avrà più fame, mi pare, non penso. Non sto neanche mettendo a fuoco, ma ok. Cosa sto facendo? Ha appoggiato i cereali. Prodotto da Lucia Ferrara. Comunque fatemi sapere se il sim, se Lucia vi piace, perché è abbastanza carina, però vuole anche un po' modificarla. Però non ne sono talmente sicura perché neanche i capelli fanno impazzire. Però sono abbastanza carini. E niente, ora intanto qua che si guarda la TV e si beve il suo latte. Non so perché l'aspetto dopo l'aria accesa, ma ok. Però ora potrebbe anche mangiare i suoi amatissimi cereali, no? Dove sta andando? Ah, a lavare il coso. Però dopo mangiati i cereali e dopo torna a letto. A parte che l'energia è quasi piena, quindi però dovrebbe anche un po' socializzare. Ma dove ha messo il bicchiere? Dove l'ha messo? L'avrà già lavato, boh. Ora si mangia i suoi amatissimi cereali e dopo lo facciamo andare a dormire perché non può rimanere sveglia tutta la notte, a parte che sono le 4:07 del mattino e quindi non voglio che rimane sveglia tutta la notte, se no dopo a scuola dorme. Comunque, come si può vedere, non c'è ancora il sole, vedete, ancora notte, però sono le 4 del mattino, a parte che non c'è ancora il sole, ma l'ho già detto due volte, quindi ok. Intanto si guarda pure la TV. Cosa sta facendo? Ah, sta andando ora a lavare. Perché dove ho messo il bicchiere? Ma. Ah, me l'ho messo qua per terra. E adesso è andata qui. Perché non può lavarlo in cucina? Non può venire qua in cucina a lavarlo e deve andare per forza in bagno. Vabbè, comunque ora ritorna a dormire. Almeno così a scuola. Stai bene.
Ok ragazzi, sono le 6:05 e ha dormito altre 2 ore, ma comunque ora sto andando al PC perché non va a dormire. Ah, vero, perché l'energia è piena. Dai, questa volta qua ti lascerò sveglio visto che c'è l'alba e quindi niente. Può che ridere quello sta facendo, sta chattando. Sì, appunto. Immaginavo. Allora, vediamo, trasferisci un'unità familiare, no, cerca un lavoro dopo, qua l'unità più grande, scrivi barzellette e fai i compiti, devi fare i compiti, non li hai ancora fatti, quindi fai i compiti. Tu fai i compiti? Vediamo, sono le 7:43 e ha quasi finito di fare i compiti, secondo me finirà in tempo, però non ne sono sicura al 100%, circa al 50%, 70% sono sicura, ma non del tutto. Meno male che mette a fuoco, se no dopo non potete vedere nulla. Allora, comunque, ho finito di fare i compiti, sono le 8, dai, finisci e vai a scuola. Dai, ha finito. Vediamo. Intanto ora Lucia è nata a scuola e torna a casa alle 15, se ho letto bene. Sì, ho letto bene. Per fortuna che ha finito in tempo i compiti, ha finito qualche minuto dopo, ma fa niente. Spero che prenderà dei buoni voti a scuola. Oh, è arrivata la notifica, aumento della media. Ora adesso lo leggo e ci vediamo dopo. Ok ragazzi, ho letto e ora vi spiego. Lei ora ha un compito in classe di storia e lei studia decentemente. Però deve impegnarsi come al solito oppure deve impegnarsi al massimo oppure si deve impegnare come fa di solito. Io raga farei studia tantissimo. Allora, Lucia si concentra a ripassare tutto. Il suo punteggio salì. Il suo punteggio però si sbaglia, non riesco neanche a leggere, ma vabbè. Comunque, aumento del rendimento piccolo. Ora aspetto che torni a casa e ci vediamo dopo. Ok ragazzi, appena tornata a casa e quindi mi è appena anche arrivata una notifica con scritto, aspetta che metto in pausa. I voti sono aumentati, Lucia ha lavorato sodo e ora è una studentessa del liceo da 8, ottimo lavoro. Brava Lucia, complimenti, vedi che se fai i compiti diventi anche molto più brava e aumenti anche i voti. Allora, comunque, sta andando a guardare il canale rosa. Te lo concedo perché sei stata brava e hai preso un 8. Sei una studentessa, diciamo, da 8. E niente. Se avete sentito la mia voce strana è perché stavo per starnutire e ho stoppato il video, sennò dopo sentirete il mio starnuto. E non volevo che si sentisse tutto. Comunque, qua che si guarda la TV e potrebbe già anche fare i compiti, quindi fai i compiti. Oh, di nuovo starnutito nuovamente. Niente. Ma è pure flirtante qua. Guarda una commedia romantica per aver guardato la TV. Vedo che nel suo inventario non c'è assolutamentissimo niente. Spero che si dice così o forse ho sbagliato. Ma ok. Allora, intanto qua che fa i compiti, avrebbe bisogno di socializzare, quindi prendiamo il telefono, facciamo invita nel noto attuale Antonio. Ora intanto lo sta invitando, no, sta ancora facendo i compiti, quindi prima finisce di fare i compiti e dopo invita il suo amico Antonio. Chissà se inviterà proprio la sua compagna di classe, non so. Però ha anche molta fame, quindi potrebbe. Che ore sono? Sono le 16 e 15. E potrebbe anche fare un pasto veloce e potrebbe mangiare dei cracker al formaggio. Intanto finisce di fare i compiti, ci vediamo dopo.
Ok ragazzi, ha finito di fare i compiti. Lucio Ferrara ha finito di fare i compiti. Intanto sta invitando anche Antonio. Lo sta chiamando. Allora, Antonio, Mariana arriverà molto presto. Invita a stare insieme. Ok, intanto adesso lei va a mangiare i suoi cracker al formaggio, quindi per merenda. E ora dovrebbe arrivare. Ah, ecco, è già arrivato. Facciamo. Dove sta andando? No, no, fermo, fermo. Ma dove caspita sta andando a fare i jogging? No. Dov'è che chiama da te qui? Non c'è. Chi vede la carriera? Ma raga, ma dove sta andando? Ma dove va? Ah, ecco, ora sta venendo qui. Forse. Dove sta andando? Ah, adesso qui c'è Lucia che sta andando da lui, mi pare. No, dove sta andando? Lucia, ma dove stai andando? Ah, ecco, ora l'ha salutato. Cioè, raga, non ho salutato. Lui va a fare jogging così. Lucia ha preso che Antonio è disoccupato, quindi non ha un lavoro. Raga, una voce stranissima, sentitela. Non mi piace molto la sua voce, non so perché, però non mi piace per niente la sua voce, a parte quella di Lucia che mi piace veramente molto, però la voce di Antonio, del suo amico, non è che mi fa impazzire. Intanto qua parlano, però Lucia si deve fare un bagno perché. Allora, vediamo, igiene. Quindi Lucia, tu. No, cosa ho fatto? Per sbaglio ho spostato la griglia, ma comunque l'ho rimessa a posto. Ora però Lucia dovrebbe farsi una doccia. Facciamo una doccia calda e sensuale, come sempre, perché deve essere abbastanza calda, non troppo. Intanto qui c'è anche Francesco, come si chiama? Francesco Paluma. Sì, Paluma. Francesco Palumbo. Intanto lei qua che si mangia i suoi crackers. Sono le 18:54 di venerdì, quindi è quasi finita la giornata. Raga, i giorni passano veramente in fretta qui su The Sims 4, non so il perché. Invece nella vita reale, come adesso, no. Cioè, a volte sì, a volte no. Ma cosa sta facendo? Cioè, raga, ma il piatto, vieni a ripulirlo. Vabbè. Anzi, lo metto nel suo inventario se posso. No, non posso. Vabbè, vieni a ripulirlo dopo. Intanto ecco che si fa anche una bella doccetta. Uffa, di nuovo i messaggi. Ora adesso. Ora niente, intanto aspetto che finisci di farsi la doccia e ci vediamo dopo. Intanto sì, sono ritornata. Intanto sta. Sì, ha appena finito di farsi la doccia comunque. Ok, ragazzi, sono ritornata. Sì. Ho fatto un verso strano, ma ok. Intanto ho anche abbassato le notifiche del cellulare. Sono dopo il cellulare. Ci sono rimasti in cucina, ma ok. Stavo dicendo che ho abbassato le notifiche, se no dopo si sentivano per tutto il video e dopo il video non verrebbe bene. Comunque, Lucia sta guardando la televisione in soggiorno. E dov'è il suo amico? Ah, è sempre al PC il suo amico, non so il perché. Anche Lucia sta sempre al PC, non so il perché, ma ok. Comunque è molto ispirata perché giorno scolastico illuminante. Non so che cosa vuol dire, ma ok. E ora è diventata anche molto flirtante. Comunque, ragazzi, non gli ho messo il tratto non flirtante perché sennò dopo non so cosa faceva. Però ok. Comunque si sta guardando la televisione, come ho detto anche prima, però potrebbe esercitarsi a suonare la chitarra, perché mi piacerebbe molto che suonasse uno strumento o due. Ora dove sta andando? Al PC. E il suo amico dove è andato? Dov'è il suo amico? Dove è andato? Non c'è più, se ne sarà andato. Raga, non c'è più il suo amico. Se ne sarà andato, boh. Dove è andato? Ma vabbè.
se ne sarà andato così senza neanche salutarmi, ma vabbè lo stesso. Ah no, raga, eccolo. Sarà uscito fuori a fare qualcosa, ma comunque ora ci si è messa a dormire, ma ok, intanto facciamo passare il tempo velocemente. Ora devo proprio andare, grazie per la compagnia, ci vediamo dopo. Ok. Ora intanto Lucia sta ancora dormendo e niente, ci vediamo quando si sveglia. Ok ragazzi, sono ritornata, ho finito di dormire, però sono le 4:26 del mattino ed è sabato, quindi non andrò a scuola, ma comunque dovrò fare lo stesso i compiti. Anzi, no, li avevo già fatti, è vero. Raga, li avevo già fatti, sì. Però bisogna fare, consegui il livello 3 in un'abilità, quindi raggiungere il livello 3 in un'abilità. E dove? Si è tirato lo sciacquone, ma ok. Tipo qua in cuccia, vedete che è qua in cucina livello 2, però ha quasi finito, quindi potrebbe fare i cupcake al caffè alla menta, va bene. I cupcake per colazione va anche abbastanza bene. Mi sono appena accorta che lo sto mettendo a fuoco. Vediamo, ok. Intanto è qui che si prepara i cupcake e... Ok ragazzi, ha raggiunto il livello 3 di cucina. Ho messo in pausa, se no non potevate sentirmi, ma comunque ha raggiunto il livello 3. E quindi ha completato anche questo, sì. Intanto è qua che si prepara il suo cupcake e niente. Aspetto che finisce, ci vediamo dopo. Ok ragazzi, ha finito di farsi i suoi cupcake, eccoli. Vacci quanti, penso che li mangerà tutti, almeno uno. Dove li sto portando? Ah, qui. Prendo un cupcake. Vediamo se ne prende uno. Ok. Sono dei cupcake alla menta. Adatto ai vegetariani. Ma lei è vegetariana? No, non è vegetariana. Anche se non è vegetariana, mangia le cose vegetariane. Però lei mangia sia la carne sia la verdura. Quindi sia vegetariana, anche vegetariana. Però mangia anche la carne, quindi non si può dire che è vegetariana. Intanto è qui che si guarda la TV e andrà a scuola fra 3 giorni, quindi martedì andrà a scuola, non lunedì. Quindi martedì andrà a scuola, si dice fra 3 giorni, ma perché qui è sabato, sono le 5:52 del mattino. Sì, è mattina. E potrebbe iniziare a suonare la chitarra. Esercitati. Scusate, ma si è mosso il cavalletto come sempre perché ho mosso il piede e si è mosso il cavalletto. Bene, iniziamo proprio benissimo. Ma vabbè, sarà circa la terza volta che lo faccio in diretta, ma vabbè. Mi ci devo abituare. Comunque qua che si esercita. Beh, sì, non sta suonando benissimo perché dovrebbe essere livello 10 per suonare perfettamente. Però dai, è abbastanza brava. Beh, insomma. Ciao. Si sente che non è. Non ci riesce. Letteralmente l'ha fatto un po' male, ma ok. Intanto è qua che suona, insomma. Vabbè, dai, basta. Non sei molto brava, però ok. Appoggiala lì. Ora cosa potrebbe fare? Allora, socializza. Dovrebbe socializzare. Quindi andiamo al PC. E facciamo socializza, cerca un amico di penna. Mi ha scritto un forum degli amici di piscina. Di piscina. Ok.
Scusatemi. Di penna volevo dire. Quindi ora ha trovato un amico di penna. Ma resta che aspettare eventuali risposte. Ho di nuovo rimosso il cavalletto come si sia visto. Ma ok. Ora cosa sta facendo? Sta chattando. Chatta sempre lei. Non so perché, vediamo. Qualche chatta. Vabbè, vediamo i suoi bisogni, sono tutti a posto, perfetto, i compiti li ha già fatti. Va a scuola fra 2 giorni. Prima diceva 3 giorni, ma non è ancora passato un giorno, quindi fra 2 giorni andrà a scuola, quindi lunedì. Ovviamente si inizia lunedì e si finisce il venerdì. E sabato e domenica rimane a casa. In realtà si rimane a casa sabato e domenica alle elementari, non alle superiori, tipo al liceo. Però su The Sims 4 è così, però è così la scuola, ma vabbè. Vedo che il rendimento è medio, in realtà dovrebbe essere buono. Oh sì, cioè raga, muovo sempre il cavalletto, non so il perché. Mi si devo abituare. Ma ok. Allora, vedo che la fame si sta abbassando, quindi può andare a mangiarsi un altro cupcake. Quindi prendi un cupcake e dopo questi qua li possiamo mettere in frigo dopo che l'ha preso. Accendiamo tutte le luci, almeno così. Accendi tutte le luci. Perfetto, almeno così la casa è un po' illuminata. Mi ero anche dimenticata di metterci una. Volevo metterci qua una specie di tavolino, visto che lì in fondo non c'è niente. Ora anche ce lo metto. Ok ragazzi, siamo andati nella modalità costruisci, quindi vorrei prendere un tavolino da bellezza, diciamo una specie di comodino, tipo questo vorrei prendere però così, e ci vorrei mettere sopra dei fiorellini qualcosa. Vediamo, ecco una piantina. Vediamo, no, questo. Questa, diciamo. Aspettate raga che devo attivare i trucchi. Ok ragazzi, ho attivato il trucco per mettere la pianta dove voglio. Vedete, posso metterla anche qui in mezzo però. Ok, e quindi la voglio mettere qua. Qui, così. Aspettate che la giro. Perfetto, e dopo vorrei metterci una specie di rosellino, qualcos'altro. Non questo però. Tipo, non so. Ora cerco di trovare qualcosa di bello e ci vediamo dopo. Ok ragazzi, ho deciso di mettere questo quadretto, mi piace abbastanza, quindi ci metterei questo qui, un altro qui. Questo cos'è? Ah, dei prodotti, no? E dei libri qua. Perfetto. Direi che siamo a posto, quindi torniamo nella modalità vivi. E ora Lucia è qui che sta camminando, ok, e ora mangia il cupcake alla menta. Mi pare che sia alla menta, sì, alla menta. Allora, intanto qua che mangia e potremo concludere il video qui. E niente ragazzi, questo era il video, spero tanto che vi sia piaciuto. A me è piaciuto tantissimo. Iscrivetevi a tutti i miei social, troverete i nomi qua sotto in descrizione. Vi ricordo di acquistare le mie magliette, tazze, cover, felpe, eccetera, eccetera, o qualsiasi altro prodotto e premete il link qua sotto in descrizione, cioè shop.spreadshirt.it/angelicakawaii/, che troverete il link qua sotto in descrizione. Io vi saluto, vi bibi tantissimo, un bacione enorme, mua, e ci vediamo al prossimo video. Ciao, vi bibi tantissimo!